Questo programma è offerto da Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Deox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800-910-323 per richiedere maggiori informazioni. Amici tifosi del Bitonto Calcio, buonasera, siete in diretta, sono le 20 e 12 minuti, logicamente in diretta, se lo vedete in registrata sarà anche un po' difficile che sia lo stesso orario. È inutile presentarvi il parterre de roi che abbiamo stasera perché lui è l'ospite indiscusso, Anni Turito. Ciao Anni. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto. Siamo partiti con qualche minuto di ritardo, ma adesso tranquillamente andiamo avanti. Il bello della diretta, dei problemi tecnici. Dei problemi tecnici che non finiscono mai. Che poi proprio bello non è. Non è proprio bello, infatti. Cattivo sound. Allora, un saluto come al solito ai nostri due amici addetti stampa del Bitonto Calcio, da Danilo Cappiello. Ciao, buonasera a tutti. E Nicolangelo Biscardi. Buonasera a tutti. E lo vedete anche Barba Blu qui accanto a noi, e cioè in pratica Mario Romano, il nostro corrispondente di Data Sport. Ciao Mario. Buonasera a tutti. Allora, come lo vedete, come avete detto, come ho detto stasera, non va, diceva una persona. Come vedete l'ospite qui stasera è Anni Turito, che sarà l'ospite sacrificato. Intenzione. Tranquillissimo. Attenzione, segnalo i vigili. No, non cominciamo con i vigili. Allora, prima di tutto dobbiamo fare gli auguri perché qualche giorno fa è stato il compleanno. Ieri. Quanti anni? 28. 28 anni, ragazzi. 28 anni di corse impazzate sulla fascia, di cross, di assist, di gol. E si dice che 28 anni sia l'età ideale per un giocatore per maturare, diciamo, 28 dal punto di vista tecnico. 28 anni di campionati vinti, magari anche attraverso i playoff, e di, speriamo, altri campionati vinti. Senza playoff. Possibile. Con meno sofferenza. Allora, come vedete questa sera, anche questa sera non siamo nel nostro studio centrale, ma siamo al bar New Experience in via Giorgio Lafila 14 a Bitonto. Sono loro che ci ospitano questa sera. Noi stiamo degustando
un simpatico aperitivo rigorosamente analcolico, perché sennò Danilo Cappiello poi comincia a dare i numeri e non sono nemmeno, già ragazzi, da, non sono nemmeno vincenti qui, già li dà da sobri i numeri e non sono nemmeno vincenti. Offerto gentilmente da Nicola Vacco, offerto gentilmente da Onni Turito, no, no, io stasera. Grazie Onni, sul signore meriti la signorina di segnare, noi speriamo che segni, poi saremo ben contenti di ricambiare il favore nei tuoi confronti. Allora ragazzi, come vogliamo cominciare stasera? Parliamo rapidamente di quel che è stato domenica scorsa, anche perché abbiamo uno dei protagonisti del match proprio di domenica, entrato a partita in corsa e risultato decisivo con quella pennellata sulla testa di Paterno. Chiedo alla regia se è possibile magari anche di rivedere alcune immagini della gara di domenica scorsa, la vittoria contro il Gravina. Niente, Onni, partiamo subito. Le immagini sono degli nostri amici di Teleregione. Assolutamente sì, ringraziamo i colleghi amici di Teleregione. Chiaramente invito poi anche Mario sulle riflessioni circa la partita di domenica. La domanda è: primo tempo il Bitonto ha creato tanto, non ha trovato la via del gol. Secondo tempo, nel momento magari dove si riusciva a sviluppare meno qualcosa di importante, i cambi che ti hanno visto anche protagonista, e da lì la svolta, le risorse provenienti dalla panchina che hanno dato il là a vincere questa partita. Si può riassumere così la gara di domenica scorsa? Beh, sapevamo che incontravamo una squadra in salute, una squadra che comunque gioca un buon calcio, quindi con un 5-3-2 era quasi impossibile trovare spazi. Abbiamo avuto delle occasioni come ne hanno avute anche loro. Sapevamo che era una partita molto difficile, perché l'avevamo con il mister, l'avevamo studiata. E niente, poi il secondo tempo sappiamo benissimo che chi entra dalla panchina deve dare il massimo, deve dare più di quelli che stanno in campo. E poi per fortuna c'è stato il mio cross e Chico l'ha messa dentro. Poi potevamo anche raddoppiare con Mercai e magari stare un po' più sicuri e negli ultimi 10 minuti, però abbiamo tenuto la partita e abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali per noi. Cosa ti ha detto il mister Onni al momento della sostituzione? Non parliamo di indicazioni tattiche, perché chiaramente quelle le teniamo, ma ti ha detto qualcosa in particolare? Beh, noi sappiamo che, ripeto, chi entra deve dare il massimo, deve dare più di quelli che stanno giocando, quindi quando il mister dà delle indicazioni e ti schiera in campo, devi entrare per far bene. Lui mi ha detto comunque di fare quello che so fare, poi dopo 5 minuti mi ha spostato quinto perché è entrato Piarulli, per fortuna da una nostra giocata è arrivato il cross che ha fatto sbloccare la partita. E io proprio su questo cambio di posizione volevo fare l'ultima domanda di questa tranche. Nel frattempo voglio salutare Sant'Antonio Figliola che ci sta guardando da casa, perché è brutto, perché c'è anche un certo Gianni Montrone. C'è anche un certo Gianni Montrone che sta guardando, vabbè, lasciamo stare, vabbè. E logicamente quelli che ci stanno guardando da casa, tra cui Manuel Coviello, Ross, Nicola Cani. E scusate ragazzi, se mi permettete, vorremmo fare un in bocca al lupo al papà di un nostro supporter. Buon Michele Germano, esatto, grandissimo, forza Michele, rimettiti. In questi giorni non in caso sta molto di bene. Vittoria domenica, beh, sappiamo a chi dedicarla, esatto, oltre a tutti noi, visto che la partita di domenica è particolare per noi. Molto particolare. Allora, Gianni Montoli ha scritto: bravo Onofrio, che cosa hai detto? Niente, è uno sfotto. Un pazzo, quest'anno mi sta pressando. Un pazzo scatenato. Vabbè, allora, poi quando toccherà lui, vedrà le novità. Poi lo aspetteranno tutti al bar. Sarò online dalle 4 di pomeriggio. Mi dà tutta la preview. Io vi ricordo, così perché è una cosa che devo fare al volo, io vi ricordo che se volete potete anche fare delle domande da scrivere sulla chat non difficile della pagina ufficiale del Bitonto Calcio. Ovviamente in italiano. Sì. A parte quello, no, l'importante è che non siano domande scabrose, insomma, che possano creare dei problemi a Onni. Poi dal punto di vista sportivo corrispondo sul diretto, sull'italiano non ti preoccupare, al massimo traduciamo noi, vai tranquillo. Aggiornalo sul commento del capitano che dice: Onni amico a me. Sì, si poteva dire amico mio, ma amico a me, è per rafforzare il concetto. Per rafforzare, noi ci sfottiamo
così, capito? Amorevolmente. Parliamo come due stupidi in ospedale. Ah, ok, benissimo, è molto confortante sapere che va così nello spogliatoio. Dicevo, Onni, quest'anno particolare la tua posizione in campo, perché tipo a Francavilla sei stato adoperato all'interno di centrocampo, domenica stesso sei entrato in campo da interno di centrocampo, poi l'ingresso di Piarulli ti ha fatto tornare ad imperversare sulla corsia. Ci sono chiaramente delle differenze. Tu come ti stai trovando anche in questo ruolo più interno al campo? Io sinceramente ho la fortuna di essere un giocatore duttile, quindi di saper esprimere al meglio il ruolo in cui mi viene, cioè dove mi mettono, do il massimo in quel ruolo. Quindi, dove mi mettono la sto? Dove, cioè, faccio la guerra. Do il massimo in tutti i ruoli. Quindi per me non è un problema giocare da quinto o da mezzala. Ovviamente è diverso dal ruolo che coprivo l'anno scorso, perché facevo il terzo di attacco, ero più vicino alla porta. Però ripeto, per me non è un problema. Ovviamente fare il quinto è molto più faticoso, perché comunque sapete, devo fare sempre la fascia, comunque devi coprire entrambi, devi essere sia in fase offensiva che in fase difensiva. Certo. Però ripeto, a me, per me non è nessun problema giocare in entrambi i ruoli, quindi mi trovo bene in tutti e due i ruoli. Posso aggiungere sì, una cosa? Francavilla forse è stata la miglior partita di questa stagione. Un po' la voce. Francavilla è stata proprio la miglior partita di Onni di quest'anno, anche in questo ruolo atipico, però ha dato i primi due gol, esattamente sono partiti da lui, sono partiti con una caratteristica del Torino, c'è la sgaloppata feroce cavallo a campo aperto. Chiamo il cavallo pazzo, una sorta di cavalletto, un cavallo pazzo. Vabbè, noi ci abbiamo due cavalli pazzi, uno è lui e l'altro ci sta guardando da casa, perché Silvio Mercai. Ah, ok. Che ogni volta che entra noi dalla protica, la nostra postazione sta entrando il cavallo pazzo. Ma per un affetto, cioè nel senso che lui si prende le persone. E se ne porta. Però poi forse Silvio ricorda anche il cavallo, perché con la chioma che ti corre dietro. Esatto. Silvio ha una grande qualità, una forza fisica notevole, quindi cioè, ha la fortuna per noi, o meglio per noi, che quando gioca si porta tutti insieme. Porta sulla squadra, fa salire la squadra. Onni, ti posso fare una domanda non scomoda? Puoi anche non rispondere, però no, vabbè, adesso vi capite perché sto facendo questo preambolo. Tanto tu c'eri anche l'anno scorso. Rispetto all'anno scorso, quest'anno siete più gruppo, siete più coesi, siete più forti? È una sensazione o è la verità? No, anche l'anno scorso avevamo un grande assolutamente, gruppo, anche assolutamente. Comunque, dalla vittoria del campionato in eccellenza, la Serie D è cambiato poco, diciamo, quindi il gruppo già c'era. Quest'anno invece siamo rimasti in quattro grandi, quindi abbiamo messo subito proprio oggi tutti i nuovi arrivati e si è creato un grande gruppo. Non posso trovare la differenza tra l'anno scorso e quest'anno, ma di sicuro sia l'anno scorso che quest'anno c'è veramente un grande gruppo, disposto a tutto, ci aiutiamo tutti, quindi non si posso trovare la differenza. Ok, allora su questo poi torneremo, sul discorso del gruppo, anche perché abbiamo una foto emblematica che poi è la conclusione di una corsa di 20 ragazzi più qualcuno dello staff domenica a festeggiare il gol vittoria di Chicco Patierno. Ti volevo fare l'ultima domanda in questa tranche iniziale prima di passare poi all'intervista fotografica, come abbiamo pensato quest'anno di portare con Danilo. Volevo soffermare un attimo con te, con Piarulli. Io sono stato con voi lì a Camerino e ho visto quanto tu lo abbia preso sotto la tua ala protettiva, perché nel momento in cui sei esterno e Piarulli gioca accanto a te, quindi molte volte giocate, dialogate tra di voi con la palla. Che cosa mi puoi dire di questo 2001 di grosse prospettive? Per me Piarulli è un ragazzo che è cresciuto tanto, cioè lui è un ragazzo magari che fa qualcosa di sbagliato, però con la sua capacità fa qualcosa di giusto.
Quindi con questo voglio dire che lui quando anche domenica, quando è subentrato, fa sempre il suo. Per me, a me piace tantissimo come 2001. Io, come Piarulli e anche gli altri anni, cerco nel mio punto di vista. Però Piarulli non so come spiegarti, tecnicamente è uno che anche in allenamento è difficile togliere la palla, anche essendo uno giovane. Perdonami Anni, forse la dote di Savio è quella, anche se essendo un tipo abbastanza minuto, è uno che osa usare bene il corpo, perché si pone col corpo davanti ed è difficile poi, come hai detto tu, rubare di palla. È molto difficile rubare di palla, noi lo vediamo in allenamento, che è un ragazzo che scarta il primo, il secondo, il terzo, magari sbaglia il passaggio finale. Però quando viene chiamato in campo dà sempre il suo contributo, è un ragazzo che è veramente cresciuto e ci darà una grande mano. E sicuramente in queste sei partite è stato il più costante di tutta la squadra, perché a Nocera, appena entrato, ha fatto il cross a per Paterno, dove poi si è procurato rigore. Ci ha messo Zampino su questo gol, domenica, insomma, sta diventando importante come giocatore. Ripeto, è cresciuto molto, perché noi comunque l'anno scorso si è aggregato a noi perché stava nella Juniores e già si vedevano le sue doti. L'anno scorso comunque anche con il mister ha avuto la possibilità di giocare qualche partita, quindi le sue doti le conoscevamo, quest'anno li sta perfezionando. C'è anche una buona visione di gioco, perché fare quel lancio là di 30 metri, c'è diagonale su chicco, sì. Insomma, a me è un giocatore che piace tantissimo. Allora, è notizia di quest'oggi che il mister Roberto Taurino, sì, ha avuto due giornate di squalifica. Sì, in realtà il comunicato è uscito ieri, l'abbiamo pubblicato questa mattina sul nostro profilo Facebook. Faccio riferimento sempre all'ufficialità di Tonto Calcio, pagina. Sì. Ebbene sì, purtroppo mister Roberto Taurino è stato appiedato dal giudice sportivo per due giornate, sanzione che sicuramente riteniamo sproporzionata, assolutamente sproporzionata, però peccato, perché verrà a mancare in due gare importanti e anche non facili, perché come sapete tutti domenica andiamo a Cerignola e poi, e lo possiamo comunicare ufficialmente, la partita di Tonto Taranto in programma e nel weekend dei Santi Medici qui a Bitonto è stata ufficialmente anticipata a sabato 19 ottobre alle ore 15:30 allo stadio Città degli Ulivi. Quindi è inutile dire che lo stadio deve essere stracolmo per Bitonto Taranto. Con o senza curva non ci interessa, vogliamo il tutto esaurito, perché ora non ci avete scuse, il sabato pomeriggio veramente non avete scuse. 15:30 tutti allo stadio e poi godiamoci la festa di Santi Medici e speriamo che Cosme Damiano ci diamo di godersela nella maniera allora giusta. Infatti ho detto questa cosa perché è arrivata una domanda da casa, nel frattempo salutiamo tutte le persone che ci stanno scrivendo, poi c'è una domanda per te perché ci sono dei problemi con i biglietti, c'è un nostro utente che ci ha scritto ma dopo ne parliamo. Okay. Allora chiedete a Omni se la mancanza del mister in panchina può creare disagio e poi con quale spirito affrontate il Cerignolo. Sicuramente la mancanza del mister ci peserà, però lui troverà il modo di caricarci dalla parte del settore ospite. Poi alla lo fine sentirete. Abbiamo anche il mister Anaclerio che è uno tanto preparato, quindi ci peserà, però alla fine non possiamo farci niente. Saremo due partite importanti senza di lui, però il mister Anaclerio saprà bene come fare il suo lavoro. Anche perché Gigi da Bombarese, soprattutto quello a partire con il Taranto, la sentirà particolarmente. Moltissimo, moltissimo. Allora, Nico, sulle domande dei biglietti poi daremo spiegazioni più tardi. Iniziamo il nostro racconto fotografico, quindi cedo la parola a Danilo e invito alla regia, la regia se volete, mi fa piacere, la regia a inviare le nostre prime due foto, sì, che Danilo abbiamo chiamato corse di gioia. Va, le abbiamo chiamate corse di gioia perché le foto parlano un po' da sé. Tu che sei più chicco, dopo averli comunque in qualche modo fatto l'assist, la squadra in campo ed in panchina che corre verso voi due,
Ancora una volta siamo contenti di poter parlare di gruppo e di unione di intenti. Sono due cose che in un qualche modo sono di liberazione, perché il gol in casa in quella partita era attesissimo dopo che il precedente incontro in casa non era nel migliore dei modi, ma soprattutto è una cosa anche speciale per te, immagino, perché sei subentrato dalla panchina e sei risultato comunque decisivo. Quindi raccontaci un po' questa esultanza, questo momento qui, perché poi il calcio è fatto di momenti. Come hai detto, è stata una corsa di liberazione, di gioia, quindi la corsa verso Chicco è stata veramente una grande gioia. Noi sapevamo che il Gravina era una grande squadra, quindi vincere una partita contro il Gravina, volevamo anche far bella figura in casa nostra dopo l'altra partita, sciagurata sconfitta, quindi volevamo fare successivamente bella figura. Comunque non si era ancora sbloccata la partita, quindi segnare è stata una liberazione, una gioia per tutti. Sto facendo nel frattempo vedere le foto, perché non abbiamo, sì, assolutamente, il monitor, sì, di servizio stasera. Però anche una bella foto, perché veramente si vede il gruppo unito e anche le altre foto. Corro il dopo, perché già corro in campo. Io vado a correre contro ogni volta che fa gol, lo vado sempre a rincorrere. Ad abbracciare. È una corsa costante, una corsa continua. No, sicuramente è stata una partita difficile, perché se Gravina all'inizio del secondo tempo riusciva con Ficarra a segnare, sarebbero stati dolori, quindi insomma è andata bene. Sono tre punti importantissimi che consentono di affrontare le prossime quattro partite, che sono fondamentali per il Bitonto. Io non lo so, io ragazzi quest'anno vedo la squadra molto concentrata e molto cattiva, cioè secondo me ha avuto la capacità, vabbè, a parte le due sciagurate partite con le decisioni arbitrali, se mi permetti, la vittoria col Gravina non deve comunque assolutamente abbassare l'attenzione da un altro, se mi permetti, arbitraggio non all'altezza. Parli di quello di domenica? Sì, di domenica. Io non parlo degli altri perché posso sembrare un po' di parte, non dovremmo parlare neanche noi, però l'emblema è nell'espulsione del mister, cioè. L'espulsione del mister sinceramente non l'ho capita, perché lui comunque indicava Silvio dopo aver sbagliato il gol, quindi l'arbitro l'ha interpretata male, come se il mister stesse mandando a quel paese. Ma c'era il primo assistente che già lo stava puntando da prima. Sì, effettivamente noi abbiamo visto dalla tribuna stampa. Già lo stava puntando. Purtroppo gli arbitri, come quello di Fasano, ripeto, non ti fanno neanche parlare, non puoi neanche dire la tua, perché loro prima dicono venite con la calma, poi se ti avvicini non puoi dire niente, perché rischi anche di venire buttato fuori. Quindi gli altri sono loro decidono, dobbiamo accettare sia l'errore che... Sono una variante di questo sport. Però si compensa, secondo me, alla fine si compensa tutto, perché comunque il campionato è lungo, probabilmente... Un'altra prossima partita ci sarà un'occasione dove... Allora siamo un credito con le decisioni arbitrali. Abbastanza. Abbiamo un bel credito da poter... Beh, se siamo in credito stiamo un punto dalla vetta. Voglio dire. Infatti ci mancano 4 punti alla tabella di marcia. La palissiana. Ci mancano 4 punti dove, insomma, si poteva fare molto molto meglio, specialmente con l'Agropoli, però molto meglio forse di risultato. Abbiamo avuto un sacco d'occasioni, esattamente tiro in porta, poi sappiamo tutti come è andato, non abbiamo sfruttato le occasioni che avevamo avuto, magari stavo parlando di un'altra partita, esattamente. Quindi se mi parli del risultato, no, sul risultato allora mancano, sì, questi 4 punti che secondo me erano più che meritati, insomma. Sarebbero stato un toccasana per affrontare poi, mamma mia, questo purtroppo è andato, dovevo pensare alla questo prossima. Blocco di partite abbastanza complicato, perché abbiamo Cinignola, Taranto, trasferta Brindisi, Casarano che ora sta emergendo. Sono 4 partite che sicuramente daranno la possibilità un po' di cominciare ad amalgamare tutta la situazione di classifica. Certo. Perché io sono convinto di una cosa, cioè che domenica il Cerignola non sarà arrabbiato di più per come sta andando la sua stagione, perché probabilmente parleremo con Mario del la stagione del Cerignola, so che Mario ha approfondito un po' il Cerignola. Allora, nel frattempo, prima di ripassare la linea a Danilo, che ci farà vedere delle altre immagini, voglio salutare
po' di persone che ci stanno guardando, Gianni Sara, Mister Iurino che ci sta guardando come al solito, Giaguaro. Il Giaguaro, Gianvito Rubino da Bologna, il presidente Rossiello, Press. E chi altro c'è? Vabbè, loro stanno qui, sta... il Press. Buonasera, Presidente. Allora, qui stanno già dicendo, cioè noi volevamo farli alla fine gli auguri dopo, però siccome qui l'hanno scritto un po' di persone... Aspettiamo. Perché ci sarà una, esatto, una cosa... Sorprese? A tal riguardo. Un sorpresa. Va bene. A tal riguardo. Andiamo avanti con le successive foto 3 e 4. 3 e 4. Andiamo sì, con le successive foto le abbiamo chiamate... Dribbling e velocità, una vita da cavallo pazzo, dicevo prima. Ogni visto dalla tribuna ha quelle sembianze, quel passo da cavallo pazzo, furente e artefice delle sgaloppate più incredibili che abbiamo visto negli ultimi anni più a Bitonto. Non conosce ostacoli la corsa, è un continuo dribbling, gioco di gambe, uomo saltato e corsa diretta verso la porta. Noi dalla tribuna vediamo il tuo gesto tecnico. Ma tu quando sei in campo, cosa pensi? Cosa pensa ogni twitto quando ha davanti un avversario e soprattutto quando lo ha saltato e ha davanti a sé solamente la porta libera e le praterie di erba? Quando la palla è un uomo di fronte e cerco solo di saltarlo. Se lo salto cerco di andare verso la porta magari per far male la squadra avversaria. Il tuo avversario cosa rappresenta in campo per te? Un nemico in quel momento. Boy. È la verità, quando io ho tanti amici, quando giochiamo contro diventano nemici per me, ma deve essere così. Deve essere così, quindi io quando la palla, ripeto, cerco solo di fare il meglio, di saltare, andare a cercare di far gol, questo è quanto. E Vito Vitucci ci scrive da casa: grande Onni, hai una velocità lenta, unica. Una velocità. Già, salutiamo l'enorme Vito Vitucci. Quest'anno ci mancano un po' le sue storie su Instagram. Mi manca, È uomo social. Ah, poi... E questa è l'altra foto, Onni, così. Cioè, punta, salta, se ne va, saluta a tutti e se ne va, come dire, puntale. Vai Mario. No, ci mancano i gol di Onni, perché... Già lo scorso anno era già tre segnature, insomma. Hai ragione. L'anno scorso anche no, le fa Taranto, ha fatto con Taranto e Gerino, ma mancano anche a me i gol. Anche psicologicamente forse... Ho fatto un'analisi e ho pensato che alla fine le occasioni ci sono state. Ma non c'era un paio di occasioni. Anche giocando in un ruolo diverso, ripeto, perché alla fine... Le occasioni potevano essere di più giocando terzo. Alla fine le occasioni anche in quel ruolo mi sono arrivate, quindi il problema ci doveva essere se non arrivavo in porta. Quindi prima o poi, spero più presto possibile, spero di realizzare qualcosa. Facciamo una cosa, Se segna Cerignola, ti volti verso la tribuna stampa, noi purtroppo non possiamo muoverci. Perché essendo campo minato, però sappiamo che stai girando verso di noi. Facciamo così? No, lo spero. Vai per prima me salutare. Fare gol è una gioia, però ripeto, per me è importante la squadra. Assolutamente. Quando arrivo alla gioia del gol è una cosa personale, sei ancora più felice. Però noi abbiamo... Ognuno lavora per la squadra. Ognuno lavora per la squadra. Assolutamente, è giusto. Altrimenti non si chiamerebbe squadra. Andiamo oltre. Prima però... Devo fare una premessa. Dimmi. Ma più che una premessa, volevo fare proprio una domanda ad Onni. Ne hai visti tanti di allenatori in questi anni? Credo Ragno, Nordoni. No, non l'ho mai avuto. Ok, un De Candia, l'anno scorso Pizzulli, quest'anno Taurino. Non ti chiedo differenze, chiaramente, anche perché sarebbe brutto come aspetto. Ma se ci descrivici Taurino come allenatore, che tipo di persona è? Perché noi lo vediamo H24, lavora, pensa esclusivamente alla partita, alla squadra. Lui vive 24 ore su 24 di calcio, è una persona che vuole sempre migliorarsi, vuole fare sempre bene, cura tutti i dettagli, è un martello, quindi ti insegna sempre qualcosa. Quando diceva lui prima, vi vedo cattivi, noi siamo concentrati, non siamo cattivi, perché lui analizza sempre le partite, sempre gli errori, studiamo sempre la squadra avversaria, cioè ci dà sempre qualcosa in più, quindi noi
noi siamo contenti di averlo, perché veramente è un allenatore molto preparato, non per fare l'echinaggio, è un allenatore veramente preparato e io penso che ci toglieremo grandi soddisfazioni con lui. Senti, tu conosci un certo Tony Giannone? Oh, lo conosco pure io, Anton. Perché ha scritto grande Onni, una delle maglie più brutte del girone A. Nel suo quartiere ancora devono arrivare queste maglie. Non sta più tristo. Ciao Tony. Senti, Francesco Lillo ci scrive da casa: tra Pizzulli e Torino, quale prediligi per posizione tattica, dato che quest'anno ricopre una posizione diversa rispetto a quella dello scorso anno? Sono due allenatori che hanno due moduli diversi, quindi non posso preferire uno o l'altro. Con Mister Pizzulli sappiamo benissimo, siamo arrivati in semifinale dei playoff, abbiamo fatto benissimo. Avremmo meritato la finale. Anche quello. Oramai è andata, pensiamo al presente. Andata. Il Mister ha adottato un altro tipo di modulo, quindi la domanda... cosa vuole sapere Lindo? Non ci sono, non possono essere se preferisci Pizzulli, questo come posizione non si può dire. Non si può dire. È brutto. Non per criticare il nostro utente da casa, ma non ci possono essere differenze. Perché sono due moduli diversi, due squadre anche diverse, perché se poi andiamo ad analizzare il Bitonto di Pizzulli o il Turitto che giocava ancora prima di Pizzulli, prima nel Bitonto di De Candia e poi nell'Omne di De Candia, poi cioè anche lo stesso Onni magari ha ricoperto ogni anno ruoli diversi. Sa, ricordo che primo anno a Trani da Under hai fatto 4-5 gol, 6 gol. Chi era l'allenatore? Pettinicchio. Pettinicchio. Primo anno di da Under Serie B a Trani ha fatto molto bene. E comunque da i casa ruoli sono i ruoli anche ricoperti tatticamente in campo, certo, con i vari allenatori sono diversi, quindi obiettivamente è anche proprio difficile trovare una differenza. È un confronto che non si può fare, ogni allenatore ha la sua caratteristica. Cioè, chi l'avrebbe pensato quest'anno? Turito interno di centrocampo e Zala, per dire, tra le altre cose. Cosa che magari l'anno scorso avevi già giocatori che potevi lo stiamo fare. Imbarazzando, certo, cioè, stiamo dando una spiegazione tattica, cambiano le situazioni da anno in anno, anche in base alle qualità della squadra, agli organici. È un allenatore che mi dà tanta fiducia, anche quando gioco da mezzala, magari io l'ho fatto poche volte, non è il mio ruolo, magari certo, il mio ruolo, però mi dà fiducia e quindi io cerco di cambiare sempre la fiducia dando il massimo. L'anno scorso hai fatto anche il terzino, per dire. Ma io sono un giocatore, per fortuna, che posso ricoprire tanti ruoli. Soprattutto con De Candia ha fatto il terzino. Assolutamente. Con De Candia. Allora, nel frattempo, prego un attimo la regia di preparare il blocco pubblicitario, perché fra qualche minuto andiamo in pubblicità. Facciamo le ultime domande rapide a Onni. Sì, io lo terrei anche un minuto dopo il blocco pubblicitario, tanto stasera so che non hai da fare. Che vigliacco che sono. Va bene. Danilo. Allora, vai Danilo, andiamo avanti con la foto numero 5. L'abbiamo chiamata la panchina, un insegnante che nessuno vorrebbe avere. Però era un insegnante... A scuola con Irina, certo. Sono diplomato. Ma non c'entra! Numero! Cosa c'entra con il diplomato? No, volevamo sapere come sei stato a scuola, veramente. Uno di quelli cattivi, uno di quelli pazzi, uno di quelli tranquilli nel banco. Secondo voi... Uno di quelli tranquilli nel banco. Uno di quelli che soffriva a volontare le interrogazioni. Questa allora, è la foto Onni. Allora Onni, nessuno vuole giocare vuole stare in panchina. Però talvolta la panchina bisogna pur farla, fa parte del calcio, quindi voglio dire, nel bene o nel male va accettata. La panchina però, quando un giocatore magari tende a farsi anche un'analisi di coscienza interiore, la panchina può essere anche uno stimolo in più, può essere anche un qualcosa che appunto ti insegna a maturare dal punto di vista calcistico. Tu come vivi la panchina, ma Mister Taurino invece che atteggiamenti ha nei confronti della panchina, cioè che considerazioni ha dei panchinari? Magari dialoga anche durante la partita. Dialoga, perché lo vediamo spesso esagitato lì nelle parti della panchina. Io non la vivo benissimo. E viva la sincerità! Però... ci vuole un applauso qui, perché è stato sincero all'ennesima potenza. Però, io non amo bisogna accettarla. Ah, odio la panchina. Bisogna accettarla, perché alla fine ti fa anche maturare, ti fa capire determinate cose.
poi comunque in questa squadra quest'anno ci sono veramente dei grandi giocatori, cioè siamo competitivi in tutti i ruoli, quindi o gioca uno o gioca l'altro, il campionato è lungo, avremo tutti la possibilità di giocare e ovviamente quando stai in panchina devi essere concentrato perché senti devi dare il massimo. Forse hai anche una responsabilità in più. Potrebbe essere titolare sicuramente anche una squadra di Serie C tranquillamente. E allora per rispondere a Gianni Lillo che dice ma dopo chi paga? Lui ha detto che paga lui per il compleanno. Adesso è un signore Turismo. È un signore. Preghiamo la regia di mandare in onda il blocco pubblicitario e poi ritorniamo con Onni per altri 5-6 minuti in diretta qui dalla bar New Experience in via Giorgio Lapira Bitonto che ci ha graziosamente accolti questa sera. Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Derox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800-910-323 per richiedere maggiori informazioni. Siamo in onda, siamo tornati in onda, una ripresa che ci ha colto un attimo. No, perché stavamo chiedendo in maniera veramente infame, insomma, come andava a scuola, ma non dal punto di vista. No, più che altro abbiamo chiesto anche, eravamo curiosi di capire quella che sarà la futura vita matrimoniale, familiare di Onni Turismo, anche perché. Beh, lo diciamo subito, dobbiamo arrivare a Natale. No, aspetta, una cosa. Allora, pregherei la regia di mandare la foto numero 7. Andiamo alla foto numero 7. Che abbiamo intitolato. No, se sentite le tazzine e tutto. E siamo in un bar. Che siamo sempre a New Experience di Giorgio Lapira. Allora, andiamo, la foto numero 7. L'abbiamo chiamata La vita che sarà. Perché obiettivamente un tuo annuncio ha fatto sì che tutti conoscessero il meraviglioso futuro che tu, insieme alla tua compagna, sei per vivere, per costruire, perché è in arrivo una nuova vita, appunto. Sta per partire questo capitolo meraviglioso di ciascuna persona, penso, di ciascuna coppia. E dunque, come immaginiamo l'Onni, come immagini tu l'Onni Turito papà? Allora, io immagino prima di tutto Onni Turito che sta piangendo, perché è emozionato assai, si vede. Io immagino Onni Turito che se ha il figlio maschio è già iniziato a saltare l'uomo, a dribblare i mobili, le sedie. Secondo me già lì dalla culla inizierà a vedere la proprietà di palleggio del pargolo. Lo stiamo facendo per farti sorridere. Beh, sicuramente deve essere... questa è anche una responsabilità, quindi deve essere anche una persona migliore sotto tutti i punti di vista, perché alla fine quando sei un ragazzo puoi fare anche determinate baggianate, tra virgolette, quindi questa cosa mi deve responsabilizzare di più,
coprire questo ruolo nel miglior dei modi. Io sono pronto, sinceramente, non vedo l'ora. Forse anni fare il papà è il ruolo più difficile, no? Il ruolo più difficile. Là non c'è panchina che... La panchina della villa quando cresci. Se scatto la panchina devo stare dentro. Non devo fare niente. Vabbè, perché la notte comunque si svegliare, poi devi riposare un panchina. Amore, alzati che non mangio. Per ora è ancora presto comunque. Sì, c'ha 8 mesi per prepararsi psicologicamente. Però già me lo vedo, amo, alzati che domani ho l'allenamento. Però forse con i figli la stanchezza non si avverte neanche mai, voglio dire, per i figli è sempre bello. Dipende da questo, io sono uno che aiuta molto in casa, non sono uno, non so, da noi si dice uno poltrona, che no, ti siedi, io sono molto umile, faccio tutto quello che c'è da fare, sempre dell'intura, perché faccio tutta la casa, però aiuto molto, quindi... A fare i servizi di casa, un uomo da sposare. E giustamente qui dicono da casa, Daniele Guerriero, dito in bocca dopo il gol e dedica al figlio. È ovvio. Accusa. Speriamo di farlo il gol, poi ci sarà. Vabbè, c'hai 8 mesi per provarci a fare il gol. Mario, speriamo un po' prima. Riflessione in generale sulla stagione finora del Bitonto, di Onni. Ripeto, manca l'appello, qualche punto manca, perché. Le altre squadre, un campionato molto molto equilibrato, è strano, anche perché ci sono tantissimi scontri diretti e ogni domenica può cambiare sempre la vetta della classifica. Secondo me la squadra che è rivelazione può essere il Foggia, che il Foggia comunque ha preso dei giocatori, 5-6 giocatori dal Como, ha preso lo statuto dal Como che ha vinto lo scorso anno un campionato. E quindi già è già preparata, ha già una mentalità diciamo vincente per poter puntare alla promozione. Secondo me il Foggia sarà la squadra da battere, perché sicuramente adesso prenderà altri calciatori, anche perché il mercato è sempre in movimento, quindi sicuramente è una squadra che darà filo da torcere a tutti. E il problema è chi andrà in fuga. La squadra che secondo me andrà in fuga, riuscirà a prendere 4-5 punti sulla seconda, potrà vincere questo campionato. Mario, perdonami se ti interrompiamo, però questo è davvero il bellissimo della diretta, perché c'è un supporter di Onni che vuole il suo autografo. C'è carta e poi come ti chiami? Sulla maglia. Cristian. Sulla maglia Cristian. Addirittura. Che sui gusti del Bitonto ci troviamo, qualche altro gusto va migliorato a Cristian, però... Ha una maglietta, veniamo, facciamo un bel autografo in diretta. Tirate la maglia. In che squadra sei, Cristian? Dovevi dire del Bitonto, dovevi dire, Cristian. Va bene, ecco il regalo per Cristian. Anni, amici, comunque la foto in diretta, tutto quello della diretta. Con Cristian. A posto. Ciao Cristian. Ciao Cristian, grazie. Ciao. 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 Ecco, vedi. È bello, vedi anche parlare dei bambini. E allora, la sensazione. Dicevo, allora, affrontiamo questo un Cerignola che sta pagando il tour de force delle prime 4 giornate, prime 5 giornate in 18 giorni, quindi ha pagato molto lo scotto in queste partite ravvicinate, però sappiamo che mister Potenza, che secondo me forse l'anno scorso è stata la miglior squadra che ha espresso il miglior calcio, e quindi sicuramente darà non è riuscito ancora a dare quell'impronta alla squadra, appunto per questi incontri ravvicinati. Quindi io aspettavo insomma il Cerignola in questa posizione, perché si paga dazio sicuramente, si inizia la preparazione insomma in ritardo, e con questi incontri ravvicinati sicuramente il Cerignola insomma avrebbe avuto dei problemi insomma a livello dei risultati. Effettivamente ci troviamo a 5 punti di differenza, che potevano essere, ripeto, potevano essere ancora di più, e quindi secondo me per il Cerignola sarà una partita importantissima, perché sicuramente in Coppa Italia
ha mandato praticamente la Juniores a Taranto in campo, appunto per preservare la partita di domenica. Quindi è sicuramente una partita difficilissima, in un ambiente caldo, dove sicuramente sarà importante, secondo me, prima non prendere dal punto di vista sportivo, insomma, sarebbe da folle andare a Cerignone e fare una partita d'attacco, ma c'è una di andare di imporre il gioco a Cerignone, secondo me sarebbe da pazzi, perché comunque bisogna rispettare una squadra, lo so, ma bisogna rispettare Cerignone per fare il nostro gioco, ma bisogna comunque rispettare la squadra che incontriamo domenica per domenica. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro gioco, che comunque è un buon gioco, perché comunque alla fine partiamo da dietro, quindi andremo lì senza paura, ce la giocheremo a viso aperto e poi vedremo il risultato finale qual è. Allora ragazzi, allora sono io vi 54. Chiedo rapidamente, mentre io appronto il collegamento telefonico con il collega giornalista della Notizia Web, giornale online di Cerignola, per parlare appunto dell'Audace Cerignola e avvicinarci dunque alla sfida di domenica, però sentendo l'altra sponda, quindi l'altra squadra impegnata in questa gara, cedo a voi la linea per presentare quelli che saranno poi i prossimi turni di campionato. Volgiamo dunque alla conclusione, pertanto chiedo alla regia di partire prima con la foto numero 8 e con la foto poi numero 9, per parlare anche rapidamente della Juniores, che giocherà, ve lo anticipo, alle ore 18 sabato contro la Caporista Pineto. Allora andiamo con il numero 8, sì. Sì, allora il settimo turno del campionato di Serie D Girone H vedrà la Federisandria in una trasferta campana contro l'Agropoli. Il Bitonto che farà visita l'Audace Cerignola, l'abbiamo detto, una sfida che non è mai una sfida banale, è sempre la sfida delle sfide questa all'interno del campionato. Un derby bellissimo, tutto pugliese, quello fra Brindisi e Foggia. Il Casarano che ospiterà il Sorrento. Il Francavilla che farà visita alla città di Fasano. Il Gravina che invece ospiterà fra le buone amiche dello Stefano Vicino il Gladiator. Il Nardò che andrà in campagna a sfidare il Grumentum. La Gelbison che farà visita alla Nocerina. È un'altra sfida bellissima, questa affascinante in ambito pugliese, è quella che vedrà il Taranto ospitare lo Jacobone la Team Altamura. E questo dunque era settimo turno della giornata. Sì, tra l'altro su questo, su alcune situazioni, alcune squadre, a Francavilla dopo 13 anni, 14 anni è terminata l'era Lazic, è stato esonerato Ranko Lazic, al suo posto è arrivato Geni del Prete, è incredibile. Lazic termina la sua, il Ferguson del sud. Purtroppo capita anche, ha pagato un inizio negativo. E notizia di oggi, ci sono state l'altro giorno, credo lunedì o martedì, le dimissioni ad Altamura di mister De Felice. In realtà l'Altamura, io ho sentito ieri un'intervista del direttore generale Martelli, ha provato a ricucire lo strappo con De Felice, sono arrivate a una rottura, l'Altamura addirittura ha esonerato oggi con un comunicato De Felice ed ha annunciato il nuovo tecnico che siederà dunque in panchina sin dalla trasferta di domenica lo Jacobone di Taranto, che è Monticciolo, Alessandro Monticciolo, 42enne, ha avuto esperienze anche con fu Marco Giampaolo, scusate per lei secondo mi riguarda, è stato anche secondo di Vivarini. Quante ne sai, Viscardi? Quante ne sai? Sei tra una cosa e l'altra mi informo. Allora, c'è il nostro ospite. Allora, stasera, c'è siamo in collegamento con Emanuele Parlati, giornalista della Notizia Web di Cerignola. Ciao Emanuele, benvenuto al Ruggito Nero Verde. Ciao, buonasera a tutti voi e a chi ci sta seguendo. Ciao Emanuele, allora sicuramente ci sarà c'è tanta attesa per questo Cerignola Bitonto, che aria tira Cerignola anche alla luce dei risultati non proprio positivi delle ultime settimane del Cerignola? Beh, si può dire che non sia un periodo propriamente felice per l'Audace Cerignola, reduce da una serie di risultati negativi, la vittoria che manca da 4 partite, 3 sconfitte ed un pareggio, racimolate con le ultime avversarie, e se vogliamo anche l'inaspettata sconfitta di
Nardò che ha fatto sorgere il naso soprattutto alla piazza. E ieri l'impegno di Coppa Italia ha testimoniato che l'obiettivo principale, la testa dei gialloblu, è al campionato, e quindi la partita di domenica contro il Bitonto ci si augura sia una nuova svolta in questo campionato, perché eccetto le prime due uscite casalinghe con Grumentum e Casarano, poi la squadra è andata via via scemando, pur con delle attenuanti sicuramente da concedere, l'estate particolare con tutte le varie vicissitudini che non stiamo qui a ripetere, il mercato fatto in tempi molto ristretti e la lunga serie di impegni ravvicinati ha portato comunque il Cerignola a perdere qualche colpo. Ora tutta la piazza si aspetta una reazione, una prova d'orgoglio proprio al Monterisi domenica per poter ripartire. C'è da dire anche che comunque il calendario non è stato particolarmente comodo, perché in queste prime sei giornate si sono incontrate squadre di grande valore come il Foggia, come l'Andria, lo stesso Brindisi fuori casa, insomma Casarano come dicevo, quindi non è stato un inizio fortunato, diciamo così, per la squadra di Potenza. Emanuele, noi stavamo qui analizzando un po' prima con il collega Mario Romano proprio delle ragioni di questo avvio a fasi alterne, potremmo definire così, del Cerignola. Una chiave di lettura secondo me potrebbe essere anche il fatto di non avere magari una, come posso dire, panchina over lunga, perché l'organico del Cerignola ci sono molti under, però probabilmente ci sono pochi over, e quegli over chiaramente hanno bisogno anche di più tempo per conoscersi, per diventare gruppo, per fare da traino agli under, o sbaglio? No, assolutamente, dici bene, e questo fa ricollegare appunto questo discorso all'estate del tutto caotica che ha vissuto l'Audace Cerignola. Ovviamente per lunghe settimane in bilico tra il dover giocare o comunque vedersi assegnato un posto in Serie C e poi l'essere rimasto in Serie D ha condizionato il mercato del DS Elio Di Toro e dell'intera squadra, quindi in sostanza si è arrivati ad inizio settembre con una squadra senza preparazione, con pochissimi elementi nell'organico, ed è stato tutto parecchio confuso nel senso che si è dovuto recuperare tutto quel tempo perso, a differenza delle concorrenti che hanno potuto programmare normalmente. In sede di mercato si sono acquistati diversi under e pochissimi over proprio per questo, perché magari i profili migliori o ciò che la società cercava erano già accasati altrove. Quindi ha dovuto fare di necessità virtù la società del presidente Greco, e adesso sconta queste mancanze, tra virgolette, chiamiamole così, in organico, perché non di rado in queste partite l'Audace Cerignola ha concluso con 6-7 under in campo, e in gare dove l'esperienza la fa da padrona, vedi Foggia, vedi Brindisi, alla lunga paghi questo scenario. Allora Emanuele, ti faccio l'ultima domanda telegrafica, anzi è un'ultima, sono due, ti chiedo altrettante risposte telegrafiche. Sono disponibili anche gli ultimi due arrivati, gli attaccanti annunciati in occasione della partita con il Foggia? E poi ti chiedo anche cosa si pensa del Bitonto lì a Cerignola, e cosa si aspetta da questa partita. Allora, per quanto riguarda i nuovi acquisti, Rodriguez, l'attaccante che ha iniziato la stagione con la Reggiana, collezionando alcune presenze con i Granata, sarà disponibile a partire dalla trasferta di Sorrento, quindi non sarà a disposizione di Potenza per la gara di domenica, perché
se non erro, il 15 ottobre potrebbe essere, insomma, un finisce il periodo di 30 giorni dall'ultima sua presenza nel campionato professionistico. Per quanto riguarda Caballero, si aspettava il transfer, al momento mi risulta che non sia ancora arrivato, perché il calciatore non ha mai giocato in Italia e quindi queste procedure, soprattutto per quanto riguarda i sudamericani, possono essere abbastanza lunghe. Per quanto riguarda invece il Bitonto, qui a Cerignola il Bitonto è molto molto rispettato, perché comunque è una squadra che parte con ambizioni di vertice ed è composta da giocatori assolutamente notevoli per la categoria. Le partite dell'anno scorso insegnano, sconfitta proprio al Città degli Ulivi, un 2-1 al Monterisi arrivato al 90°, segno che la squadra adesso allenata da Taurino, che ha comunque alcuni alfieri, uno su tutti Biason, che è stato anche uno dei sogni della tifoseria gialloblu in sede di mercato, con l'aggiunta poi di altri elementi come il grande ex Lattanzio, sicuramente può intimorire, può insomma far nascere il dubbio che sia una partita assolutamente tirata, che non sarà una passeggiata e che servirà il Cerignola delle grandi occasioni per poter tornare a fare bottino pieno. Emanuele, grazie per il tuo intervento, grazie per essere stato qui a Rungito Nero Verde. L'appuntamento logicamente a domenica, se ci vorrai venire a trovare, noi, insomma, noi saremo. Ci vediamo assolutamente domenica. Ci vediamo. Grazie a voi per l'invito. Grazie Emanuele, buona serata a domenica, un abbraccio. E questa dunque era la voce di Emanuele Parlati, giornalista della Notizia Web di Cerignola, che ci ha un po' descritto lo stato d'animo e lo stato tecnico del Cerignola che affrontiamo domenica. Onni. Allora, in 5 minuti dobbiamo fare tutto. No, 5 minuti è tardissimo. No, in 5 minuti. Allora, 2 minuti e mezzo. Ti do. 2 minuti e mezzo, anche 5. Allora, Mario, rapidamente un flash sul Cerignola. Ripeto, squadra forte, sono, insomma, c'è l'ex Oioci che comunque bisognerà anche vedere come interpreterà questa partita dopo i fatti recenti, insomma, del cambio di maglia. E sicuramente ha detto è una squadra che ha bisogno di far punti, speriamo dall'altra ancora. Sicuramente speriamo dalla domenica dei Santi Neri, dalla domenica dei Santi Neri può far tutti i punti che vuole fino al ritorno. Forse dovremmo vedere più in casa nostra, insomma, più che Cerignola, insomma, nel senso dobbiamo essere bravi a non subire l'ambiente ofantino, insomma, che è sempre bello caldo. È sempre bello caldo, e se riusciamo, insomma, a passarla in 20 minuti potremo fare una buona partita, sicuramente. Onni, flash su Cerignola. Sappiamo che troviamo una squadra attrezzata per vincere questo campionato, inutile che ci nascondiamo, ha giocatori di altre categorie, ricontriamo lo Iodici che sappiamo le sue doti, non te li sto ad elencare tutti, quindi ci si aspetterà una battaglia più che altro, loro comunque saranno arrabbiati dai risultati negativi che sono arrivati, noi siamo anche arrabbiati perché vogliamo fare bene, vogliamo continuare a vincere, quindi sarà una grande partita. Per me. Speriamo che la spuntiamo noi, però sarà una grande partita. Però c'è la sensazione, è veramente la mia ultima domanda, che in caso di risultati positivi sia col Cerignola che col Taranto si possa dare davvero un segnale a questo campionato? Il campionato è lungo, quest'anno il campionato è veramente equilibrato, te la puoi giocare con tutti, vediamo Agropoli, vediamo, cioè, tutti ti mettono in difficoltà, quindi loro sono, cioè sono squadre attrezzate per vincere, forse anche più di noi, però noi vogliamo dire la nostra, vogliamo fare bene e ce la giocheremo fino alla fine. Con questi scontri diretti la classifica è sempre corta, corta. C'è Brindisi Foggia. La squadra appunto che prenderà un gap di 5-6 punti sulla seconda sicuramente andrà
andrà in fondo. Ma si vede che la classifica è corta, è bastata all'Andre, alla Fidelisandre, al Casarano, due vittorie consecutive per arrivare lì a ridosso delle... Va bene, ti do 30 secondi per parlarci della partita del Cerignola, dei prezzi dei biglietti. Sì, allora, so che ci sono stati dei problemi legati al, mi dicevi prima, sì, c'è stato uno studio che è andato alla ricevitoria. Poco prima della diretta mi stavano chiamando dalla ricevitoria, chiederemo informazioni, cercheremo di aggiornarvi quanto prima. Comunque la vendita dei biglietti doveva essere attiva da questo pomeriggio, probabilmente slitta a domani mattina l'apertura della finestra di acquisto. I biglietti in prevendita sono al costo di 6,50 euro per il settore ospiti, quindi anche un prezzo assolutamente positivo per poter venire a Cerignola a seguire questa gara di campionato tra Cerignola e Bitonto. Per chi invece acquisterà il biglietto direttamente domenica dal botteghino del settore ospiti dello stadio Monterisi di Cerignola, il costo è di 10 euro. Quindi ragazzi, cerchiamo di comunicarvi quanto prima le problematiche legate al punto vendita autorizzato. Noi l'abbiamo scritto, non voglio fare pubblicità, ma è dovere di informazione, di cronaca, che si tratta del Bar Tichet in via Pasquale Centro numero 1, rivenditore Viva Ticket. Lì si potranno vendere i biglietti. Ora sentiremo i responsabili della biglietteria per capire cosa è successo e vi daremo, non appena ci saranno informazioni certe, tutto quanto, le comunicazioni. Comunque, esatto, voi seguite sempre come al solito la pagina ufficiale del Bitonto Calcio, perché è l'unica, quella ufficiale, quella che vi può dare le notizie effettivamente 24 ore su 24, perché loro non dormono, non sembra, ma loro non dormono. Va bene, basta, non si può parlare più, abbiamo già sforato. Onni, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito, buonasera. Grazie a te, in bocca al lupo per il tuo problema passato. E logicamente in bocca al lupo per il tuo gol più bello, come ha detto Gianni Monterisi. Gianni Montrone, perché ho detto Monterisi? Vabbè, perché Monterisi? Vabbè. Hanno i piedi uguali. Esatto, comunque questo. Grazie a tutti e grazie Mario per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie Danilo. Grazie a Nicolangelo. Grazie a voi. Buona serata a tutti, grazie. E vi ricordo logicamente la live reaction domenica alle 15:20 in diretta dallo stadio Monterisi di Cerignola. Ecco per quale motivo. Ci sarà da divertirsi. Seguiteci in massa, ragazzi. Seguiteci in massa. E pregate per lo scherzo. Grazie a tutti, buonasera. Ciao. E grazie al Bar New Experience, logicamente. Perché... Questo programma è stato offerto da...
Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Devox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800 910 323 per richiedere maggiori informazioni.